sento bene, perché io mi sono prodigato a trovare migliaia e migliaia di coperte quest'inverno. E io, se l'aiuto a questi extracomunitari, l'aiuto per l'amore di Dio, e senza nessun contributo e senza l'aiuto di nessuno. E contemporaneamente voglio precisare pure che la Tendopoli, abbiamo fatto una gara al comune di San Ferdinando e noi, la mia associazione, io personalmente, abbiamo messo una somma simbolica, 100 euro al mese, che nemmeno mi sono stati dati e non le voglio, preciso che non le voglio, e la gestione è finita a novembre. E da novembre adesso sto facendo il volontario là, facendo quello che facevo prima, a titolo gratuito. Anche oggi pomeriggio lei era là, io l'ho chiamata, stava dando da mangiare agli immigrati. Sì, sì, io tutte le mattine vado là, perché ho un compito alla quale gli devo fare i domicili, perché senza... I domicili che gli faccio io non gli possono fare nemmeno i permessi di soggiorno. Cioè lei dice, nonostante sia finito, diciamo, il mio bando, il mio compito, di quello che era praticamente la scadenza di questo mandato, io sto continuando gratuitamente. Pino, se il signore voleva che... Io sì. Ti sto vedendo in... Io la pregherei di rimanere in attesa. Brevissimamente, Pino, se quel signore che ha detto quella frase prima vuole rispondere, oppure posso tranquillamente andare avanti? Sì, sì, però c'è una precisazione, credo che per il permesso di soggiorno servirebbe il certificato di residenza, non domicilio. Comunque, appunto, sì. Comunque, in ogni caso, io non è che ho inteso offendere Bartolo Mercuri, che effettivamente tutti i giorni, ieri l'ho visto qua a capo che filmava e faceva così con il segno di vittoria, nel momento in cui sono usciti fuori, dopo che hanno mediato con i signori della questura. E lo ringrazio anche che magari ha calmato i facinorosi, quelli che avevano dei cartelli di fronte con qualcosa scritto, non sapevano nemmeno quello che avevano scritto e per che cosa gridavano. La questione è... E allora chi l'ha scritto, scusi? Ma io gliel'ho domandato, perché ero qua presente e ci sono anche delle riprese televisive che non sapevano nemmeno per che cosa stavano protestando moltissimi. In ogni caso non è che voglio fare polemica, io dico solamente una cosa, conoscendo lo spirito nobile che ha Bartolo Mercuri, io mi domandavo che nel momento in cui li si porta a mangiare prendendoli da una situazione di degrado, quando poi, dopo averli rifocillati, ed è giusto, anzi li ringraziamo, ma sa benissimo che li sta riportando nuovamente in una situazione indecente di ghetto, e allora non sarebbe più opportuno che Maropoti, il Cenacolo, fornisse degli alloggi e quelle 50 persone che va a prendere col pullman, se li tenesse a Maropoti, gli dava l'alloggio pure. E agli altri? E agli altri fornivano anche, perché Maropati tramite Bartolo Mercuri poteva fare questo, poi il sindaco di Melicucco faceva la medesima cosa e gli altri sindaci che li prendono per lavorare. Ma secondo lei, scusi, secondo lei testa quello che ha detto prima, da mangiare? Secondo lei Mercuri, Bartolo Mercuri, non doveva recarsi a dar da mangiare a questi immigrati, a questi della Tendopoli? No, non dice questo lui, dice di portarseli a Maropati 50 e dargli da mangiare là. No, io non sto dicendo che non è giusto dare da mangiare, perché le posso dire con tutto il rispetto di Bartolo Mercuri che ci sono i rosarnesi, i miei compaesani, che gli fanno da mangiare e vanno e distribuiscono bevande, distribuiscono alimenti senza fare parte di associazioni e senza andare per televisione ogni minuto ad essere intervistati. Beh, Marco, tutti grazie. Africa, ricordiamola. Grazie. Ha fatto tanto Bartolo per loro. Lui dice, il signore dice, questi 50 li porta a Marope della sua associazione e li sfama là, anziché parlare in TV. Questa è la precisazione finale. Allora, io vi dico che il martedì io ne porto 150 a mangiare là, e non solo il martedì, perché noi abbiamo oltre 2000 della nostra diocesi, della diocesi di Oppito Palmi, che si vengono a prendere il pacco con i generi alimentari, con l'aiuto solamente a noi, ci aiuta solamente il Banco Alimentare, nessun altro.
E poi noi andiamo avanti per aiutare queste persone, anche gli italiani, facendo la giornata del povero, anzi preciso che giorno 25, e sabato noi faremo in tutti i supermercati della Piana, chiederemo il contributo ai poveri stessi della Piana, aiutare gli stessi poveri. Grazie Bartolo Mercuri per la precisazione che ha voluto fare. Io confermo che l'avevo anche invitato ad intervenire, lei da Maropoli non si poteva spostare, quindi sarà un'altra occasione utile soprattutto per affrontare il problema. Grazie per la sua precisazione. Sì, grazie a voi, grazie a voi. Grazie, buona serata. Io ho... oltre che un'altra telefonata, perché devo dire la verità, di telefonate io con l'auricolare collegata alla regia ne sono pervenute tantissime. Devo dire grazie anche per l'ascolto. Tra queste, io adesso c'è una telefonata, se me la passano subito in onda, quelli di tempi tecnici, perché volevano... Ecco, io subito, perché ci stava seguendo da casa e voleva intervenire, io mi scuso... non che lo considero anziano, so che segue fino a tardora, quindi ho detto possiamo lasciarlo non per ultimo, ma tanto seguirà la puntata, il professor Ilario Amendolia, che conosce sia l'assessore Roccisano che Giovanni Maiolo, perché il professore Amendolia è stato 2 giorni, mi dicevano, in collegamento proprio là sul campo, nel campo, a prendere delle testimonianze. Ha ricostruito la dinamica, uscirà poi con un suo editoriale. Pronto, buonasera professore. Buonasera. Chiederei di abbassare il volume del televisore, ecco perché ritorna poi l'eco. Sì, adesso l'abbasso. Perfetto. Cosa ha vissuto in questi 2 giorni e cosa è riuscito a capire? Ma ieri niente, stamattina è stata una cosa interessante. Voi sapete che io ho fatto il sindaco dell'accoglienza, sì. E quando era ministro Moroni ho rappresentato, ho voluto l'onore, quindi riconosciuto da quel ministro, di rappresentare i comuni d'Italia al Mastri Angioino, a Castel dell'Uomo, a Napoli, perché abbiamo praticato un tipo di accoglienza sull'esempio di quello che ha fatto prima di noi Riace. Oggi io sono andato a Rosarno, a San Bernardino, con Sabù. Sabù è un ragazzo che è stato il primo ferito nel 2010, dove non ci sono stati morti, questo lo dico per precisazione. Grazie. Ma ci sono stati dei feriti. Sabù è il primo ragazzo ferito, Sabù Aigua, è stato ferito allora ed è scoppiata la rivolta. Oggi sono ritornato con lui e c'è una verità che il campo grida e che non è la verità ufficiale: un ragazzo è morto. Io non so perché la stampa non faccia il proprio dovere in questo momento. Noi dobbiamo aver paura in questa terra della mafia, dobbiamo aver paura di altre cose, ma dobbiamo schierarci dalla parte delle forze dell'ordine, e schierarsi dalla parte dello Stato significa non aver paura, perché se si è sbagliato si deve dire che si è sbagliato, perché un ragazzo è morto e non era un delinquente, lo dice tutto il campo questo, non era un delinquente, c'era un bambino di 2 anni che ogni mattina questo ragazzo morto passava a prenderlo e lo portava a spasso quando non si spaccava la schiena a lavorare. Io, guardate, parlo così perché ho gli occhi asciutti, ma il cuore gonfio di rabbia, il cuore gonfio delle cose che ho visto. Io ho potuto parlare del campo, è l'anello più debole della catena, sono loro, sono gli ultimi, sono i dannati della terra, sono loro i più deboli della catena, ed è quel ragazzo che è morto, ed io per quel ragazzo non chiederei vendetta, ma chiederei giustizia, perché poi non è vero quelle cose, io le considero delle offese che si sono messe, gli immigrati, il disordine, ma quella ragazza che è stata uccisa a Monestrace l'ha ucciso un migrante, ma quella ragazza che è stata accoltellata a Bianca l'hanno accoltellata i migranti, ma i tanti morti che ci sono in Italia le hanno uccisi i migranti, oppure gli ultimi di questa terra, e perché poi dividere tra buone e cattive? Ma sai quanta ricchezza c'era in quel campo?
quanta ricchezza, quanto se noi unissimo le forze, italiani e straniere, quante cose si potrebbero fare, e invece noi sul nulla ci vediamo. La prima cosa che è da fare, secondo me, è la verità. Noi dobbiamo capire la verità, perché un giovane di 27 anni che ha lasciato il Mali, occupato dai francesi, e veniva in cerca di libertà in Italia, è stato ammazzato, ed io proprio perché ci credo, in difesa di quel carabiniere che non è un assassino, in difesa dell'arma dei carabinieri, in difesa dello Stato, io chiedo la verità, chiedo che si faccia giustizia. Ma la sua verità, per lei la verità qual è stata? La verità qual è stata per quello che ha ricostruito dei campi? Tutto il campo. La verità non è quella che questo era un folle. Non era ubriaco? Cioè dice che questo non aveva il coltello, che questo non aveva il coltello, che questo che erano 7 uomini nella tenda e sono stati lì. E come l'ha ferito il carabiniere? E lo sparo, si è sentito dopo 40 minuti. Io non penso che questo fosse maciste, non credo che questo fosse. Ora, se ci fosse stata una libera stampa, se ci fosse stata un'intellettualità calabrese, io non dico che bisogna mettere sotto accusa nessuno, massimo rispetto per tutti, ma bisogna dire la verità. Concludo dicendo che ci sono tante inadempienze, signora, però la dottoressa, però una cosa me la lascio dire. Prego. Io ho visto situazioni subumane. Se la regione, faccio un esempio, ma non è un'accusa che voglio fare a Federica, avesse speso i soldi che spende per fare la commissione antimafia, per dare non una casa e neanche una tenda, ma per coprire decentemente quel cartone, per coprire decentemente quel cartone che c'è lì. Allora su queste cose non si può scherzare, perché noi possiamo essere politici, ma dobbiamo essere uomini liberi, e quando muore un ragazzo non c'è nessuno da guardare. Professore, c'è Emanuele Orlando del SIULP che vuole parlare. Prego. Sarà stabilita chiaramente, ovviamente, chiaramente nelle sedi opportune. Io quello che mi sento di dire è che il collega certamente così avrà salutato la moglie, avrà baciato il suo figlio la mattina, sarà andato così nella tendopoli per dire stamattina insomma voglio ammazzare una persona. Chiaramente lei capisce bene, professore, che le situazioni sfuggono a lei quanto a me. Quindi bisogna stare là dentro, la verità sarà accertata, però ecco, da qui a così accendere un cerino, voglio dire, non sta bene perché dobbiamo cercare in questo momento più che mai di rasserenare gli animi e di aspettare che la giustizia faccia il suo corso. Insomma. Quindi stiamo un attimino tranquilli tutti, professore. Dottor Orlando. Non è bello quello che ha detto, professore. Non è assolutamente bello. Per la polizia e per le porte dell'ordine. E mi pare che in questa circostanza non l'ha dimostrato. Allora, lo dimostro subito, perché che offende è la bugia, è l'impostura. Impostura, la verità non ha mai offeso nessuno, la verità non ha, ed io voglio dire, sono alla ricerca, e se non ci fosse stata la verità e le persone che si sono battute per la verità, non avremmo mai saputo nulla sul caso Cucchi, non avremmo mai saputo nulla sul caso Tolbranco. Professore, a parte invertite, lei cosa avrebbe detto stasera? Guardi, a parte invertite le chiede, cosa avrebbe detto? Io ho un fratello che ha portato la divisa fino a 70 anni e immagino il rispetto che ho, ma proprio perché ho questo rispetto ho il diritto di chiedere la verità, proprio perché ho questo rispetto, perché l'omertà è mafiosa, la verità è legale, la verità è la legge, l'omertà è mafiosa. Allora io vi chiedo, non si può parlare della morte di un ragazzo come se fosse stato un certificato di nascita, non si può parlare della morte di un ragazzo come un caso burocratico, noi dobbiamo parlare di questo dramma avendo rispetto per quella madre che non lo vedrà mai più. Ma mi scusi, fino a pochi istanti fa su quale canale era sintonizzato? Mi deve scusare, professore. Perché il messaggio, mi sa che il messaggio che è uscito stasera da questo dato, mi sa che lei non l'ha accolto integralmente. Quantomeno io l'ho messo sotto accusa, non parlavo io, con lei.
Io parlo in genere. Parla della stampa in generale, della stampa nazionale? Come? Della stampa nazionale? Non sento, scusa. Parlava della stampa nazionale, mio. Perché il Emanuele Orlando del Sud diceva io durante la puntata non ho detto questo. Io ho visto in questi giorni, io non ho visto nessuno mettere in discussione una verità se non quei poveri disgraziati che stanno in quel campo. Loro ci dicono una verità alternativa. Noi, ed io penso che non mi atteggio al giornalista, io sono un uomo con qualche curiosità. Noi avremmo dovuto. E qual è questa verità che dicono questi del campo? Qual è la verità che dicono? La verità che dice il campo è quella che avete ascoltato anche voi. Tutto il campo la dice la verità, tutto il campo la cioè? Dice. Non ne voglio dire una persona. Ma che dicono? Io che sono questo stato non ha fatto niente ed baracca. È stato aggredito dal carabiniere? Come? Cioè questi scusi, le persone che vivono il campo, questi immigrati, cosa il dicono? Campo, qual è la loro verità? Dice, che sono stati aggrediti loro dal carabiniere? Dice, il campo dice che c'erano, secondo me, 7 galantuomini, 7 persone per bene, che sarà successa una disgrazia. E noi dobbiamo sapere che è successa una disgrazia e che probabilmente lì dovevano intervenire primo infermieri, primo operatore sociale, ed è come. Però una volta che succede una disgrazia, la cosa peggiore che si possa fare, tanto al morto, tanto a quel poveretto che porterà tutta la vita a questo rimorso e che non è un assassino, queste cose è quello di essere omertosi. Questo non dobbiamo consentirlo, perché questa terra di omertà già ne sopporta tanta. Professore, nel chiudere, nel salutarla, lei ci ha parlato, io vorrei una risposta chiara e secca, senza giri di parole. Chi ha ascoltato lei, hanno detto che questa persona non ha aggredito il carabiniere? No, hanno detto che di questa persona, prima c'erano state 2 carabinieri, poi sono arrivate altri 5, che nessuno ha visto perché erano chiusi dentro la tenda, che nessuno ha visto, che hanno sentito lo sparo dopo 40 minuti. Lascio a lei le conclusioni. Grazie professore. Comunque ci saranno, ripetiamo, grazie noi facciamo una... Grazie professore. E noi facciamo praticamente una... Questo è quello che gli hanno dichiarato al capo, ci saranno delle indagini. Insomma, ha fatto delle affermazioni abbastanza spinte, ritengo. Penso che ci sia una persona di tutto rispetto, il dottore Sferlazza, al quale voglio dire non sfuggiranno certe affermazioni. Comunque ha fatto, ripeto, vediamo, non ci sostituiamo. Non di stile, ecco. Non ci sostituiamo alla giustizia. Io nel ringraziare Pino Carella è stato in giro per San Ferdinando, ha raccolto anche le testimonianze di chi, della gente che ha vissuto anche questa situazione. Se non l'avete vista pure voi, avete paura, eh? Avete paura? Paura no, è una situazione insostenibile che agli occhi di tutti. Cioè, è difficile per loro integrarsi, a stare in mezzo ai calabresi, insomma. Non è difficile, non hanno la struttura per integrarsi, come fanno? È una tendopoli che non c'è niente. Ma vengono qui per lavorare, no? Ma il lavoro non c'è, quindi eccolo come la situazione. E come mai loro si ritrovano qui se sono senza lavoro? Senza lavoro perché se non c'è per gli italiani come ci può essere per loro? Cioè per loro è un passaparola, no? Probabilmente arrivano così. Con le arance a 5 centesimi come fanno a lavorare? Lei c'era ieri quando c'era successa la rivolta, non c'era? C'era qualcuno di voi? No. Lei com'è che la vive questa situazione? Vuole la sincerità, la cosa sincera? Che stanno a fare qua? Non c'è lavoro. Si possono spostare pure in un altro posto, là non c'è nessuna struttura, non c'è acqua, non c'è fogna, non c'è niente. E poi succedono, ma la cosa come è successo? Che praticamente sono bisticciati tra loro, sono intervenuti i carabinieri e quello gli ha tirato un colpo di coltello nella faccia a un carabiniere.
E mo passa per vittima il carabiniere, giustamente, no? Perché c'è stato un morto sempre, siamo dalla parte del più debole. Però che stanno a fare? Esulliamo da questo argomento. Con loro ci ha parlato o no? Perché, prego, prego. Perché lo dobbiamo escludere? No, volevo parlare d'altro. Dovete dire la verità, non che domandate sempre per il lavoro, che non c'è lavoro, che stanno qua. Che stanno a fare? Non ce n'è il lavoro. E poi succede quello che succede. Vanno a sedare una rissa e ci va di mezzo pure un carabiniere. Purtroppo c'è stata la vittima. Che si può fare? Ci dispiace tantissimo. Poi vengono da quel comune che siamo razzisti. Non siamo razzisti. Perché dobbiamo essere razzisti se non li mettiamo anche a lavorare? Perché... Lei ha mai parlato con uno di loro? Certo che ho parlato. Cosa le raccontano? E che mi deve raccontare? Che mi deve raccontare? Che domande mi deve fare? Che domanda è questa? Che mi deve raccontare una persona di questo genere? Che cerca lavoro, gli diamo lavoro. Se sono a regola sempre, perché dobbiamo mettere i contributi o i guacer. E poi, mo, la raccolta non c'è più. Lei anche l'agrumeto o no? Certo che l'agrumeto. Sono un imprenditore agricolo, pure io. Lavorano con lei o no? Non vengono? Saltuariamente, in inverno. Ma noi in estate non c'è nel lavoro. Finito, non c'è più adesso. Non c'è lavoro. Punto. Loro dice che siamo razzisti. Perché siamo razzisti? Gli italiani razzisti, non, noi non animali. Non siete animali, siete persone come noi. Se si tagliano c'è lo stesso il colore del sangue è uguale. Però purtroppo li manteniamo, come facciamo? Non è modo di vivere quello, no? Non è modo di vivere, certo. Non è modo di vivere. Senta, secondo lei non c'è lavoro in questo momento, come mai loro non vanno via da qui, rimangono qui? Lo dica lei, boh, che ne so io, se la faccia lei la domanda, come ha fatto a me. Stanno bene qua evidentemente. Non ho idea. Lei è andato su per vedere le condizioni igieniche? Abbiamo visto. Possono stare in quel modo? Non possono stare in quel modo. Per affittare case non si affittano, non vogliono, non sono loro che non si vogliono integrare. Sarebbero disponibili gli abitanti di qui a dare le case? Quanto stanno qua a San Ferdinando? Poco, pochissimi, ma a Rosarno ci stanno un sacco di gente di colore che abita negli appartamenti, perché no? Invece non vogliono praticamente, vogliono stare nelle baracche. Ma perché non glielo domando a loro? Allora, difficile anche avvicinarli in questo momento, lei comprenderà. Ah, vede che è difficile avvicinarli. Non so che altro dirlo. Anche di San Ferdinando, come avete vissuto questa vicenda degli extracomunitari? Ma con molta tristezza devo dire, soltanto quello. C'è un problema che non si vuole risolvere e non sono capace di risolverlo. E si è istituzionalizzato addirittura ormai questo problema. I sindaci, i commissari dovrebbero un pochino sollecitare gli organi competenti a che questa situazione si possa risolvere nel più breve tempo possibile. È chiaro che questi ragazzi se si ribellano, hanno problemi, avranno i loro motivi, come anche i cittadini di San Ferdinando che devono subire questa propaganda contraria al nostro paese, che pure è un paese degno e meritevole di ogni attenzione, da parte delle istituzioni, da parte di coloro i quali dovrebbero appunto valorizzare i nostri ragazzi. Questa piazza oggi è piena, lo sarà anche di più nelle prossime ore, voglio dire, è una realtà che viene deturpata dai tanti problemi. Questo è un problema come tanti altri. Senta, non vedo integrazione però da parte loro, no? C'è una baraccopoli in condizioni davvero disumane, ricorda anche da vicino, secondo il mio punto di vista, i vecchi lager, e quindi è una sorta di ghetto in sostanza, e così non ci potrà mai essere un'integrazione. Ma io sono sì, relativamente d'accordo, abbiamo un pochino voluto ghettizzare questi ragazzi, però a me risulta che su Rosarno, su San Ferdinando, ci siano delle iniziative meritevoli di integrazione di questi ragazzi, c'è una specie di progettazione forse a livello troppo privato, ci dovrebbero interessare le associazioni, cioè integrarsi con le istituzioni e cercare di creare dei momenti di aggregazione. Vede, c'è questa
piazza, no? Che pullula di bimbi, se le variace in questo momento, pullula di bimbi di colore e bimbi nostri, bianchi, insomma. E qua non ci sono, non lo so perché, non è certo una rinuncia da parte dei cittadini di San Ferdinando, che sono state sempre, lo saranno sempre, persone ospitali, non credo che ci siano preclusioni da questo punto di vista. È certo una cosa, che le occasioni si dovrebbero trovare. Le occasioni dovrebbero essere tante e tante e purtroppo non si creano, non lo so perché. Ecco, l'aggregazione delle associazioni, l'interessamento delle istituzioni, i cittadini stessi, se si consorziassero e creassero appunto questi momenti di aggregazione, io credo che è un momento di non di rivalsa. Mi rendo conto che è un pochino più difficile perché qui famiglie non ce ne sono. Sono tutti uomini che vanno a lavorare, braccia. Sì, praticamente sì, è il discorso che sono stagionali, quindi loro vengono, stanno un mese, due mesi, tre mesi e poi se ne vanno. Quindi l'integrazione non ci sono. La baraccopoli rimane libera, vuota? No, fanno il cambio credo, io non sono informato sinceramente su questa questione, ma sicuramente faranno il cambio, qualcuno andrà via, verrà sostituito, ma è chiaro che in rapporto alle esigenze del lavoro, lavoro ce n'è poco, la crisi agrumaria ha creato delle discrepanze tra quello che si può dare a questi ragazzi che vengono a lavorare e a quello che si ricava dalla vendita degli agrumi. Allora grazie dottore Capria, la voce di un comico, perché insomma Mazzitelli è conosciuto per tale, cioè un comico nato e vissuto e qui sta ancora operando. Il tuo pensiero su quanto sta accadendo? Guarda, il mio pensiero è che praticamente loro gli conviene stare qua da noi, perché se il lavoro non c'è per noi, tu hai fatto una domanda prima, io l'ho sentita, hai detto perché, come mai stanno qua se non c'è il lavoro? Perché loro qua non pagano niente, stanno da baraccopoli e fanno praticamente la vita che facevano quando loro erano nel loro paese, quella condizione che hanno. Ma senza lavoro come vivono, scusami? Come vivono? Ecco, è questo vogliamo dire noi. Come vivono? Che loro dicono sì, vabbè, andiamo a, ci pagano a cassetta, ci pagano questo, ci pagano poco. Io sono un operaio portuale, io prendo 60 euro al giorno, giusto? Però devo pagare l'acqua, la luce, il gas, tutti i tassi comunali e tutto. A me quanto mi resta? Non mi restano 20 euro al giorno. Loro si prendono le 25, le 20 euro al giorno, però stanno in quelle condizioni là. Tante ore di lavoro, 25 euro al giorno? No, no, a cassetta le pagano. Tu più raccogli e più viene pagato. Un euro a cassetta? Un euro a cassetta. Quando cogli 25 cassette hai preso 25 euro. Io 25 euro con il lavoro che faccio io non mi restano a me al giorno, 25 euro puliti. Perché con tutte le tasse che devo pagare io, poi loro conviene stare qua, non pagano niente. Posso farti una domanda diretta? Sì. Ha mai provato a raccogliere arance? Io sì, prima c'avevo la campagna con mio padre, noi ci facevamo la raccolta dei mandarini e dell'arance, noi, io prima di andare a lavorare al porto, poi sono andato a militare, sono andato a lavorare al porto, però prima andavo pure io a raccogliere arance e mandarini, perché questa era la realtà qua a San Ferdinando una volta. Ci hai mai parlato tu con uno di loro, qualche volta? Sì, io parlo tranquillamente, ci sono queste persone di colore che vengono la sera pure durante l'inverno, che ci riuniamo a vedere le partite, siamo tutti amici, sono delle persone, parlano bene l'italiano pure, perché quelli che sono venuti ieri qua a fare lo sciopero, come dicono loro, a fare la protesta, avete visto come hanno scritto nei cartelloni, invece ci sono delle persone là sopra che parlano perfettamente l'italiano e sono integrate perfettamente con noi, io mi vedo le partite l'inverno della Juve, del Milan, con le persone di colore e noi parliamo di tutte le... In un bar, dove andate? Andiamo in una pizzeria, in un bar, ci troviamo da qualche parte, di solito all'entrata del paese perché loro sono più vicini e queste persone parlano benissimo l'italiano, sono tifosi del Barcellona, della Juve, del Milan, però hanno fastidio in giro per le strade o no? No, non hanno mai dato fastidio a nessuno. Il discorso è che praticamente è una condizione che qua non hanno donne, perché donne non ce ne sono là sopra, sono tutti uomini. Giustamente loro, come dici tu, se non c'è lavoro, che stanno a fare qua? Non c'è lavoro per l'italiano, sicuramente c'è lavoro per loro. Loro si lamentano su tutto, ma non sono quelle persone che la sera si vengono a vedere le partite con me. Sono delle persone che praticamente quelle sono programmati a fare delle proteste e a fare sempre queste cose. Ti posso rifare un'altra domanda, ancora più diretta. Torneresti a raccogliere l'arancia? Adesso, come adesso, non lo so, se non c'era il lavoro io tornerei.
Sì, mio fratello l'anno scorso non andava a lavorare perché non aveva lavoro e lui è andato anche a raccogliere kiwi, non solo le arance, le olive. Però giustamente, sempre pure a lui, 30 euro gli davano al giorno. Però uno che non c'ha lavoro si adegua a fare qualsiasi tipo di lavoro. Quindi, poi c'è un'altra cosa, questa qua è una cosa che si strumentalizza e ti spiego subito perché. Perché se io sono coltivatore di arance, di kiwi, allora se a me il mandarino, l'arancio me lo pagano al 10 centesimi al chilo, io come faccio a mettere non soltanto un operaio extracomunitario, anche un italiano? Non posso mettere a regola una persona e pagarla con la tabella sindacale e poi mettere pure i contributi. Se a me le arance e i mandarini me le pagano a 10 centesimi, come faccio io? O rimangono sulla pianta e non c'è più un mercato, oppure devo ricorrere a questo tipo di lavoro qua, perché lo Stato... È il lavoro nero quello, è il lavoro nero, però se tu mi metti in condizione che io il mercato ce l'ho come una volta, perché una volta qua chi aveva un ettaro di mandarini, clementini oppure di arance faceva 13, 14, 15 milioni l'anno e portava avanti una famiglia con questi soldi. Adesso tu con un ettaro non fai mai neanche 1200 euro. Come fai a mettere una persona e metterlo pure a regola e farlo lavorare e non ci paghi i contributi? È una cosa che non si può fare. È insostenibile una cosa di queste. Anche lei coltiva o no? È un coltivatore o no? No, io sono portuale, lavoravo il mio collega. Suo collega? Sì. Lei ha mai raccolto arancio o no? Prima in nero sì, qualcosa. Con la lira, adesso con l'euro. Tanti anni fa? Tanti anni. La pagavano a cassa anche lei o no? Ah, secondo come ci accordavamo. E queste erano le opinioni realizzate nel tardo pomeriggio, intorno alle 19, quindi a San Ferdinando. Devo dire la verità, non commento, ecco, a differenza di Pino Carella che ha questo vizietto di commentare, io non commento difficilmente, però noto che rispetto a 5 anni fa, quando io sono andata a Rosarno, dove là c'era anche un discorso diverso, noi le accogliamo, gli diamo pure da mangiare, qua ho notato molto più astio degli abitanti. Io vorrei brevissimamente, c'è una telefonata in onda, poi voglio anche Ismael e l'assessore Orcisano. Pronto? 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 Sì, prego. Da dove chiama innanzitutto? Pronto, come si chiama e da dove chiama? Sì, salve, sono Francesca e chiamo da Catanzaro. Catanzaro, prego. Allora, io vorrei fare innanzitutto una considerazione. Che mi fa piacere vedere Ismael molto integrato, anche di buon umore e vestito alla moda. Però vorrei sapere che lavoro fa, se versa i contributi e se paga le tasse. È estetista, diceva. Estetista e faccio l'interprete alla commissione. Non... Ecco, dice... Dicevo che faccio mediatore culturale alla commissione di Reggio Calabria e faccio l'estetista. Giusa Ionica. Lavora. La commissione è un'istituzione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I contributi li pagano. So. Quindi li pagano, quindi pagato normalmente. Prego. E invece voglio porre una domanda all'assessore. Prego. Ci sono molti calabresi come me, laureati e disoccupati. Qual è la prospettiva della regione per noi? Visto che arrivano comunque tante persone e riescono ad integrarsi benissimo a lavorare come qui il ragazzo, il coetaneo. E per noi? Grazie. Grazie. Allora. È un po' fuori tema. No, ma ci mancherebbe. Cioè il discorso era il rapporto, dice, loro li aiuti e noi? No, allora, faccio una piccola premessa. E mi collego anche un po', scusami Maria Teresa, mi collego anche un po' con il servizio di prima. Dicendo una sola parola, pregiudizio. Allora, il signore prima ci ha insegnato 3 cose, che un italiano prende più soldi di un extracomunitario, perché li prende a regola e quindi ha anche delle tasse e dei diritti riconosciuti. E noi ci stupiamo del perché loro stiano là, però diciamo anche che a loro conviene. Perché prendono, li prendono netti, essendo che a nero li prendono netti, giustamente, sono 25 euro. Però se dopo gli si dice se lui ritornerebbe a raccogliere le arance, effettivamente si dice di no. Ora, brevemente, io penso che il pregiudizio che tante volte si ha nei confronti del lavoratore extracomunitario ci fa dire anche magari commettere anche dei piccoli errori, perché io penso che
chi ha un contratto a regola ha comunque parimenti dei diritti, che significano malattie, che significano riconoscimenti, perché se uno di questi ragazzi che lavora a nero ha solo 25 ore al giorno, se va bene che raccoglie 25 cassette, sfortunatamente si sloga un braccio, non ha nessuna copertura e no, probabilmente... Non lo leggere perché solo per quel giorno è coperto, perché se vai in ospedale chiaramente il voucher scatta, la copertura scatta. Esattamente. Perché... Il referto viene fatto immediatamente perché deve essere trasmesso all'autorità giudiziaria. Giusto. Quindi, se hai il voucher, il giorno questo lo devo correggere. Grazie all'integrazione. Rispetto a Francesca, le rispondo subito dicendole anche qui, inizialmente pregiudizio, perché lei pensava di trovare Ismael così ben vestito e con questi capelli così ben ordinati, perché magari lo Stato gli regala anche i vestiti. Invece Ismael è un ragazzo che non solo lavora, fa due lavori. Come magari tanti della nostra generazione sono costretti a fare per portare avanti da un lato le proprie esperienze personali e dall'altro avere un maggior numero di entrate. Ismael, come tanti dei ragazzi che sono ospiti dello SPRAR, anche di Gioiosa ma anche di altri comuni, sono beneficiari di tirocini. Anche noi come regione, insieme al Ministero del Lavoro, abbiamo promosso lo strumento dell'Inside, che sono questi tirocini formativi per favorire l'inserimento lavorativo degli extracomunitari, e come Francesca sarà sicuramente informata, la Regione Calabria ha lo strumento di garanzia giovani e sta facendo anche dei bandi per l'inclusione dei giovani, anche laureati. Per cui Francesca, se tu hai meno di 29 anni, puoi partecipare a garanzia giovani. Se hai più di 29 anni e hai le lauree coerenti con i bandi che stiamo facendo, puoi partecipare ai bandi. E chiarisco che nei bandi non è prevista lo status di nazionalità. Lo status... Pronto? Pronto, un'altra telefonata in onda. Pronto? Sì, da dove chiama e come si chiama? Buonasera a tutti, sono Valentina e chiamo dalla Lamezia Terme. Sì, prego. Volevo soltanto esprimere il mio pensiero. Praticamente ho notato che l'assessore Roccisano, in quanto appunto assessore calabrese, quindi rappresentante di noi calabresi, ha espresso sì o no una parola e mezzo per quanto riguarda il carabiniere. E infatti volevo semplicemente dire che sono indignata da questa politica totalmente disinteressata agli italiani e ai calabresi, in quanto calabresi, e in questo caso anche alle forze dell'ordine, perché il militare non stava facendo altro che svolgere in piena autorevolezza il proprio mestiere, che comunque gli stava costando anche la vita, per la quale, per fortuna, ha avuto la prontezza di difenderla. Questa sera abbiamo visto soltanto manifestazioni, le manifestazioni dei clandestini che ci sono qui in Calabria, però io vi faccio una domanda, penso anche come gli altri calabresi, perché questi clandestini, o come li volete chiamare voi, profughi, anche se non tutti profughi sono, perché non hanno manifestato per la morte delle centinaia di persone morte nel nostro mare a causa della follia europea e di Renzi? Perché manifestano per il loro confidino della Tendopoli? Perché per quanto riguarda il mio pensiero, per la prima non gliele posso fregare di meno, e adesso stanno soltanto strumentalizzando la morte del 20 settembre del Mali per cavare quest'onda, per acquisire terreno, per sotterrarci. Perché se fosse morto il carabiniere non gliene sarebbe fregato niente a nessuno, nemmeno ne saremmo più a parlare. Per quanto riguarda il signore tenuto accanto all'assessore, che lui dice praticamente che siamo, che gli immigrati lavorano sotto sfruttamento degli agricoltori, le ricordo che se accade questo, accade semplicemente perché il suo presidente del Consiglio vuole questo, perché se abbassasse le tasse non ci sarebbe sfruttamento, non è tutto che fa questa volta, è la verità. Se pagassimo le tasse, noi imprenditori, perché sono imprenditrice, non ho avuto anche il suo presidente del Consiglio. Come? No, dice che anche il suo presidente del Consiglio. Ah, il mio? Io non l'ho eletto. Neanche me, io. Nemmeno lui, dice. Non l'ho eletto da nessuno. Grazie. Valentina, allora guarda, io ti dico... Dice, non ha espresso nessuna parola per il carabiniere. Dico una cosa a lei e a tutti gli altri. Io penso che le indagini rispetto a quello che è successo quel giorno, come ha detto anche il sindacalista che rappresenta le forze dell'ordine, si debbano fare nelle sedi preposte. Ho espresso ovviamente, e lo ripeto nel caso in cui non fosse chiaro, e probabilmente è stato anche un errore mio non dirlo all'inizio,
ma mi sembrava anche retorico e indelicato. Ovviamente dolore per la morte di quel ragazzo e dolore per il carabiniere e per la sua famiglia, perché come ha detto il rappresentante del sindacato in precedenza, sono certa che nessuno quel giorno è uscito di casa con l'intenzione di colpire e di uccidere nessun altro essere umano. È lo stesso dolore, la stessa indignazione per ogni persona che lavora svolgendo che muore svolgendo il proprio lavoro. Una cosa però, Valentina, permettimi di dire, non pensare che i migranti che sono presenti in Calabria o in Italia o in altri paesi europei non manifestino o non provino dolore per le morti, rivivendo nel momento in cui c'è una morte o un dramma, come purtroppo ce ne sono troppi nell'area del Mediterraneo, che portano davvero tante morti, hanno portato il nostro mare ad essere pieno di sangue, non provino il dolore e rivivano l'esperienza dello sbarco. Io penso che pretendere o richiedere che loro protestino significherebbe semplicemente ripetere e rivivere un dolore che loro hanno vissuto e che noi fortunatamente non riusciamo di certo a comprendere. Grazie, l'ultima delle telefonate, grazie innanzitutto per l'ascolto, devo dire la verità. Pronto? Pronto? Sì, da dove chiama e come si chiama? Mi chiamo Rocco e chiamo da San Ferdinando. Sì, buonasera. Allora, prego. Io volevo dire all'assessore, la signora, in questo momento, se in Italia esiste una legge sull'immigrazione. Esiste questa legge qua. Quello che aveva detto prima Salvini. I due ragazzi che sono seduti alla sua destra. Salvini esiste. Alla sua destra sono con Salvini, giusto? Sì. Io dico una cosa. Se esiste una legge sull'immigrazione, si deve rispettare. Perché un paese che si rispetti è l'Italia. E non è una cosa indifferente confronto all'Europa, e confronto all'America, e confronto a tutto il mondo. L'Italia è l'Italia. Se c'è una legge sull'immigrazione, si rispetta. Grazie. Le persone grazie. Che possono stare. Questo poi è un altro argomento ancora, faremo una nuova trasmissione. Quando uno va in Australia, viene messo di nuovo su un aereo, mi è capitato a me, io sono andato in Australia, ma non sono andato in Italia. Grazie, subito. Ma questo sarà ulteriore... Qua invece è il parcheggio di tutti gli immigrati rumeni, di tutti quanti arrivano dall'Italia. Grazie per essere intervenuto, questo poi sarà un ulteriore approfondimento sul fenomeno dell'immigrazione. Noi questa sera volevamo aprire uno spaccato, soprattutto raccontare quello che è stato e quello che si sta per fare nelle diverse visioni. Abbiamo, e ringrazio per essere stato con noi, il coordinatore regionale Noi con Salvini, Domenico Furgiuele, e poi con Noi con Salvini per la LO, anzi Roccella, mi diceva, un nuovo movimento comunque che si sta espandendo. A Roccella attualmente quanti iscritti? Siamo arrivati abbiamo superato quasi le nostre 20 tessere. E quindi mi ritengo soddisfatto, considerando che questo movimento è nato da poco meno di un anno, coordinato anche da un giovane coordinatore, Domenico Furgiuele, e quindi sono sicuro che otterremo ottimi risultati. E ringraziando anche Emanuele Orlando, il segretario provinciale del SIULP, ricordando sindacato di polizia più rappresentativo, lo ringrazio, ricordando ancora una volta, come ben diceva l'assessore Rocitano, noi volevamo soltanto raccontare, non ci sostituiamo nelle forze dell'ordine, ci sarà poi c'è un'indagine in corso, quindi noi volevamo soltanto raccontare quello che è stato, come diceva l'assessore Rocitano, che ringrazio per essere stato con noi, quello che sta per fare la regione nei prossimi tempi. Mi diceva che la prossima settimana proprio vi recherete nuovamente sulla Tendopoli, quindi proprio la prossima settimana, quindi a verificare ultimamente le situazioni. E ringraziando per essere stato qua con noi, come spesso interviene soprattutto su queste tematiche, giornalista e direttore di Ciavola Giovanni Maiolo, oltre che responsabile di molti progetti SPRAR, e ringrazio per essere intervenuto e raccontato
parlandoci, soprattutto la sua esperienza e quello che sta per fare, perché effettivamente è un giovane che comunque è ospite di un progetto, ma che comunque lavora, anzi, come diceva, si è inserito, fa un doppio lavoro, e ringrazio nuovamente per essere stato qua con noi, Ismael. Io vi ringrazio in modo particolare per essere stati così numerosi, ecco, e sento ancora squillare i telefoni. Grazie per l'ascolto, vi do appuntamento come sempre a venerdì prossimo, probabilmente saremo in diretta da Platì, poi speriamo di no, dovesse succedere qualcosa, questa sarà la puntata programmata, quindi avremo sia il nuovo sindaco Rosario Sergi, la minoranza dimissionata probabilmente, che si è dimessa in blocco probabilmente, il vescovo, e parleremo praticamente di queste elezioni di Platì che hanno ottenuto un ampio, diciamo, affluenza alle urne dopo anni di commissariamento. Grazie a tutti e buonanotte.